Sono morto con altri 100. Tante voci, tanti volti, quelli degli studenti delle scuole superiori della provincia di Arezzo che si sono ritrovati all'interno del teatro Signorelli di Cortona per la prima visione del video Memento, un progetto voluto dalla provincia di Arezzo che ha visto coinvolte 6 scuole superiori per ricordare la tragedia della Shoah. Nessun altro animale uccide se non in lotta per il territorio l'altro animale della sua razza. L'unico è l'uomo sostanzialmente, non solo con la guerra, ma soprattutto con quello che ha voluto fare il nazismo, cioè sopprimere degli esseri umani che non considerava più umani. Questa è la chiave del nazismo. Ricordare è un discorso complesso che si lega ovviamente alla storia, ma la storia va letta, interpretata e riletta secondo i tempi, perché non è solo il passato e non sempre ci permette di prevedere quello che avverrà in futuro. Possiamo e dobbiamo tenerla presente perché vediamo quello che è successo, a cosa può portare anche uno studio scientifico nella nostra società, come è stato lo studio dell'eugenetica, alla soppressione di esseri umani. La memoria e la conoscenza di quello che è avvenuto in un recente passato, perché parliamo di 80 anni fa, meno di 80 anni fa, quindi davvero pochi anni fa, non debba riaccadere, ma questo può avvenire solo ed esclusivamente se conosciamo e capiamo che un evento così aberrante, disumano è accaduto e quindi evitiamo che risucceda, aiutando i nostri ragazzi a conoscere tutto quello che è stata la nostra storia. Valori non negoziabili, valori quali la lotta al razzismo, al pregiudizio razziale e alla discriminazione. Quindi non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è colore politico, anzi le istituzioni tutte devono sentirsi fortemente interpellate e hanno l'obbligo morale di attivarsi e di creare delle sinergie con tutte le pubbliche amministrazioni, in primo luogo con le istituzioni scolastiche, affinché i ragazzi che sono il futuro ma sono prima di tutto il nostro presente vivo siano protagonisti e possano essere coinvolti operativamente e concretamente in una testimonianza di cittadinanza attiva. Tra qualche giorno sarà la mia 7ª settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui. Qui mi chiamano i fiori di ruta. E il bianco candeliere del castagno nel cortile. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.